Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. In questa puntata prenatalizia parliamo di politica perché sono ore importanti quelle che si attraversano in Parlamento per il varo della manovra economica, la prima del governo Meloni, e dopo la maratona in Commissione Bilancio, proprio in queste ore c'è il dibattito in aula a Montecitorio con il governo che pone la questione di fiducia su questa manovra, manovra che è destinata comunque a far discutere nel confronto tra le forze politiche. Noi abbiamo realizzato una nostra mini tribuna in collegamento con parlamentari abruzzesi che stanno seguendo i lavori parlamentari proprio, e lo faranno quasi fino a Natale, perché poi dopo la pausa natalizia toccherà ai senatori e ci sarà l'approvazione entro la fine dell'anno. Una corsa contro il tempo, come avviene ogni anno, quest'anno ancora di più perché ci sono state le elezioni, quindi tutto il percorso della legge di bilancio è iniziato in ritardo. Molti anche i provvedimenti che avranno un'incidenza sulla nostra regione, ma noi ne parliamo per capire meglio qual è il testo, che poi non dovrebbe avere grandi sconvolgimenti in questa fase di dibattito in aula, perché un po' nelle commissioni, come sapete, spesso si incardinano le norme più importanti. Abbiamo in collegamento alcuni parlamentari che ci raggiungono proprio da Roma perché sono impegnati nei lavori attraverso la piattaforma Zoom. Io saluto e ringrazio l'onorevole Alberto Bagnai della Lega, vedo in alto a sinistra nel riquadro, Daniela Torto del Movimento 5 Stelle, il deputato Luciano D'Alfonso in basso, tra poco ci raggiungerà anche Guerino Testa di Fratelli d'Italia. Io inizio questa prima serie di commenti rispetto ai contenuti della manovra con Daniela Torto, che ci dovrà lasciare anticipatamente, e quindi le chiedo intanto un giudizio generale sui tempi e sui metodi di approvazione di questa manovra, e soprattutto un commento sulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle che rappresenta, vale a dire il reddito di cittadinanza. In realtà ci sono delle novità che vanno a modificare il reddito di cittadinanza, e appunto è chiaro che contro queste intenzioni e contro questi provvedimenti voi, insomma, siete insorti in qualche modo. Buonasera onorevole Torto. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto i colleghi presenti, saluto lei direttore. Guardi, io abbiamo chiuso proprio questa mattina prestissimo, mandato al relatore in commissione bilancio. Sono stati giorni impegnativi, purtroppo la nostra parola è stata corrisposta in maniera sorda e miope da questa maggioranza, che propone una legge di bilancio completamente sbagliata, all'insegna del, diciamo così, con una mano ha accarezzato evasori e corrotti, con l'altra ha schiaffeggiato, come diceva lei, il mondo dei poveri, che in realtà costituisce una grande fetta. Ora, io capisco che questa manovra sia nata per rispondere a un elettorato, ma il governo Meloni con la sua maggioranza nasce per rispondere a un intero paese, e non lo sta facendo, perché questa manovra nasce, questa legge di bilancio, come qualcosa davvero di iniquo, di pavido. Avevano detto, si erano detti pronti, invece in questi giorni di pronto non c'era niente. C'era una maggioranza che era completamente divisa, ogni forza politica del centrodestra ha cercato di far valere le proprie bandiere, ma in quel contesto noi abbiamo registrato davvero tanta, ecco, uno scenario frammentato. Quindi niente di coraggioso, niente per la crescita, niente per la giustizia sociale, e ci è stato restituito davvero un contesto molto sgradevole, soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, perché questa, è chiaro che questa misura poteva essere migliorata, soprattutto nella sezione delle politiche attive, che però ricordo è in capo alle regioni
E noi siamo in Regione Abruzzo, il presidente Marsilio, lo voglio ricordare, su 225 assunzioni nei centri di impiego ne ha fatti solo 6. Questo ci dimostra che c'è una vera volontà politica di far fallire quella misura. Ecco, quindi non parliamo di una misura fallita, ma parliamo di qualcuno e qualcosa, di un sistema che ha remato contro una misura sociale. Ci spiega questo emendamento che è passato, lei è in commissione bilancio, quindi ha seguito i lavori fino all'ultimo, rispetto alla congruità della richiesta di lavoro da accettare a tutti i costi per poter comunque essere ancora beneficiari di questa provvidenza e poi trasformarla in una occupazione? Guardi, questo è stato l'ennesimo affondo che viene da Lupi, emendamento Lupi. Che oltre a dimostrare incompetenza, perché bisogna saperle scrivere le modifiche, io aggiungo che si è andato davvero a contorcere quello che è il significato di congruità. Allora, noi parliamo di un problema che riguarda tutti, perché un lavoro congruo può essere anche quello idoneo, un lavoro idoneo. Ecco, un ingegnere che è chiamato a fare il lavapiatti, io sfido chiunque a dire che togliere la parola congruità in questo sistema è davvero, non so, non c'è soltanto una contrarietà politica, parliamo davvero di andare ad intaccare un sistema culturale, ecco, lo voglio definire così, questo atteggiamento del partito di Lupi e questa sfida che tra l'altro è stata ripresa anche poi dal ministro Calderone, vedremo, ma toccare la parola congruità e cambiarne la rotta, io credo che sia stato un grave errore di cui la maggioranza che ha approvato questo emendamento risponderà, perché è chiaro che la responsabilità sarà poi in capo a chi questo voto favorevole l'ha voluto restituire in questa modifica. Io aggiungo che in questi giorni davvero abbiamo registrato un mondo diverso da quello che abbiamo cercato di alimentare in questi anni e di aiutare in questi anni. Quindi c'è esattamente una volontà politica di rispondere ad altro piuttosto che al mondo della povertà, piuttosto anche che alla crisi delle imprese, perché si è parlato di cercare, creare lavoro. Io vorrei sapere dov'è quella porta del paradiso dietro la quale la miracolosa combinazione della Meloni ci restituirà un mondo del lavoro che soddisferà tutti, perché siamo chiari, il bloccare anche la misura del superbonus che davvero ha dato lavoro alle nostre imprese e a tante famiglie, ecco, anche quello è un esercizio che va contro le parole e gli spot della campagna elettorale Certo, di Daniela Salvador. Torto, io so che ci deve lasciare tra alcuni minuti, io le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, perché abbiamo parlato degli aspetti che voi contestate di questo passaggio parlamentare. Ce n'è uno che però vi rende felici, il fatto che sia saltato lo scudo penale per alcuni reati tributari, misura rispetto alla quale voi vi siete opposti in commissione. Guardi, assolutamente sì, si parla di fughe di agenzia che in realtà non erano possibili da testimoniare e io le garantisco che eravamo in commissione, quell'emendamento c'era, abbiamo letto il testo e per fortuna, grazie al lavoro delle opposizioni tutte insieme, si è riuscito ad evitare che quella rotta fosse seguita, perché l'emendamento era pronto, era a firma dei relatori e spero che ci sia davvero una marcia indietro, ma non soltanto nella legge di bilancio, nel percorso di politico e programmatico di questa maggioranza.
perché sarebbe davvero un ennesimo favore, ecco, a quel mondo che viaggia sulla scia dell'evasione e della corruzione. Siamo anche contenti del fatto che sia saltato il comma 2 dell'articolo 69, quello del POS. E vi racconto anche questa perché, avendo vissuto in quei momenti, in quelle notti, il ministro Giorgetti, che è venuto in commissione, non si era neppure reso conto di aver stralciato l'intero articolo 69, cioè anche il tetto al contante. Ecco, questo dimostra che il Movimento 5 Stelle lo avevano definito incompetente, ma noi di incompetenza in questi giorni ne abbiamo vista veramente tanta. Bene, io la ringrazio, onorevole Torto, chiedo Grazie. scusa anche agli altri parlamentari, ma insomma ha un altro impegno, quindi abbiamo dedicato questa prima parte della trasmissione a questa sorta di intervista. Ora ovviamente sono stati già posti molti di questi temi e mi piace invece avere con più calma un confronto tra le varie posizioni, a partire da quella di Alberto Ringrazio, buona Bagnai. serata. Arrivederla e naturalmente buon lavoro. Allora, Bagnai, abbiamo parlato, ecco, di alcune misure dei POS, del reddito di cittadinanza, dei reati tributari, però insomma, nella sostanza, lei è proprio un economista, i numeri di questa manovra dicono che 21 di questi 35 miliardi di importo complessivo sono destinati alle misure contro il caro energia, perché poi insomma giornalisticamente sono tanti i temi che fanno un po' più titolo, però poi c'è anche la sostanza delle risorse che vengono messe in campo. Da questo punto di vista, lei come definirebbe, da economista prima che da politico, questa manovra? Dovrebbe attivare il microfono. Grazie per l'invito e grazie per questo raro diritto di tribuna che mi concedete. Allora, io intanto però partirei da fare un ragionamento sul poco che ho sentito, perché purtroppo è entrata una telefonata, sono giorni un po' convulsi, dire dalla collega Torto, perché insomma mi sarà consentito un minimo di contraddittorio. Innanzitutto, mi farebbe piacere chiedere alla collega Torto quale sarebbe stato il numero dell'emendamento che poneva questo scudo penale. Qua si tratta di ipotesi, diciamo, paragiornalistiche, non è mai stato presentato un emendamento, non c'è mai stata una discussione, formale. Può tranquillamente esserci stato da parte di qualche membro della maggioranza l'idea di voler depenalizzare alcuni illeciti formali, non entro in questo, ma insomma, cantare questa gran vittoria per una battaglia politica fatta sul nulla. Le battaglie politiche, lo dico agli ascoltatori, ai telespettatori, si fanno sui testi. Nessuno è riuscito a farmi vedere il testo di questo scudo penale, credo per l'ottimo motivo che questo testo non c'era, quindi potremmo anche passare oltre. La battaglia sul 59-50, l'emendamento del collega Lupi che sopprime la parola congrua. Beh, la parola congrua era una parola, diciamo così, che apriva per la sua natura qualitativa a tutta una serie di interpretazioni. Qui il fatto è molto semplice: se una persona ha bisogno di lavorare, deve accettare la prima offerta di lavoro. Io vorrei che ci ricordassimo che, diciamo così, con tutto il rispetto per i colleghi del 5 Stelle, credo che non ci sia neanche una misura da loro proposta che non sia criminosa. È stato criminogeno il 110%, e poi ne parliamo, con tutto il rispetto naturalmente per gli imprenditori che hanno lavorato bene, che vanno tutelati, per le famiglie i cui interessi vanno altresì tutelati, ma che ci siano stati dei problemi è indubbio. Ed è stato criminogeno anche il reddito di cittadinanza, cioè noi abbiamo i dati ufficiali, i dati dei carabinieri che ci dicono che su un controllo campionario sul 10% dei percettori nella comando territoriale Ogaden, quindi quello che comprende Anche Campania, l'Abruzzo. Abruzzo, comprende anche l'Abruzzo, su un 10% sono state riscontrate somme indebitamente percepite per 19 milioni. Ora, per carità, non voglio presumere, insomma, presumiamo anche che questo campione non sia perfettamente rappresentativo, ma se il 10% mi fa 19, il 100% mi fa 190, cioè stiamo cominciando a parlare di numeri importanti. Poi tutta la, diciamo così, è retorica, e qui vengo alla sua domanda, che non voglio assolutamente
continuamente eludere sul fatto che questa manovra non crea lavoro, crea disparità sociale, eccetera, eccetera. Ma allora, innanzitutto questa manovra fa una cosa molto importante, evita di distruggerlo il lavoro, perché se non si fosse intervenuti, come ha detto lei, con 21 miliardi sui 35 che le regole europee ci consentivano di destinare alla manovra, se di questi 35 che le regole europee non ci consentivano di destinare alla manovra non se ne fossero dedicati almeno 21 al contrasto dei costi dell'energia, sarebbero saltate per aria tante imprese e questo avrebbe sicuramente aggravato, non alleviato, i problemi dei lavoratori. Voglio anche dire che nel lavoro che è stato fatto in Commissione Bilancio, per correttezza o comunque per informazione, ricordo ai telespettatori che io sono il coordinatore economico del mio partito a livello nazionale, ma sono il vicepresidente della Commissione Finanze, quindi ho seguito i lavori, perché un deputato può entrare in qualsiasi commissione, ma non voto in quella commissione, cioè nella Commissione Bilancio, ma lì sono state fatte misure, sono state prese misure importanti. Pensiamo al dimezzamento dell'IVA sul pellet, che resta un importante mezzo per il riscaldamento, soprattutto nelle aree interne montane. Pensiamo all'abbattimento dell'IVA sul riscaldamento. Sono tutte misure che hanno contribuito a rafforzare la manovra su quella che è l'emergenza attuale, è l'emergenza sul costo dell'energia. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una prima pausa, tra poco entreranno in campo, come si suol dire, D'Alfonso e Testa, dunque una rapidissima pausa a linea alla regia. Siamo tornati in studio per commentare la manovra di fine anno che in queste ore il Parlamento sta affrontando. Abbiamo in collegamento da Roma il parlamentare del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, al quale chiedo un giudizio, che è quello un po' del PD, che ha mobilitato anche un po' tutto il suo popolo nei confronti delle misure della prima finanziaria del governo Meloni. Un giudizio in generale anche su quanto ha ascoltato finora D'Alfonso. Ma io, se dovessi usare un aggettivo, lo prendo a prestito da Guerino Testa, perché credo che l'abbia usato lui qualche settimana fa. Che tra poco sentiremo, sì. Direi che questa è una manovra di bilancio segnata dalla quasità. C'ha soltanto una giustificazione, che questa manovra di bilancio, sia nella sua elaborazione documentale che nella sua attività istruttoria, e anche nella sua attività deliberativa, sconta il fatto dei pochi giorni dalle elezioni ad oggi. Non sono stati giorni e settimane neutre. Detto questo, per onestà intellettuale, in qualsiasi avvio, è come se noi avessimo ancora un governo con il foglio rosa, io voglio essere comprensivo. Però contenutisticamente trovo quasità, un po' di quasità dappertutto, con alcune reali intenzioni che sono state abbandonate lungo la strada. Oggi la difficoltà prevalente riguarda, per esempio, nello specifico, la vita delle imprese, non solo dal punto di vista della, non solo da questo punto di vista, anche la capacità di sostenere innovazione e di contemplare nell'innovazione e nella competizione internazionale la detassazione. Se non ci fosse stato un emendamento battagliato da parte delle opposizioni, avremmo avuto la totale disattenzione. Così come la vita dei comuni e dei piccoli comuni, anche su questo abbiamo dovuto organizzare un rimedio attraverso l'attività emendativa, così come la sanità delle regioni, così come anche il sostegno agli enti del terzo settore, che sono quelli che nei momenti di crisi poi provvedono ad aiutare l'ordinamento. Su tutte queste soggettività c'è stata o distrazione o minimalismo. Io mi aspetto di giudicare questo governo, diciamo, a cominciare dai decreti collegati e dalle leggi che daranno piena attuazione alla loro impostazione programmatica. Sono ancora comprensivo per il fatto che siamo nel foglio rosa, anche se l'importanza della manovra strumento di bilancio è un'importanza infrastrutturale, cioè un palinsesto fondamentale che guida l'attività normativa almeno dei prossimi 8 mesi. Rispetto alla norma sul POS, in cui si è fatto tanto rumore, D'Alfonso, ecco, alla fine la montagna parte di tutto. Cosa penso, direttore? A volte noi organizziamo
come la collocazione di argomenti civetta, argomenti civetta che vanno bene a porzioni di popolazione secondo il culto del populismo, della demagogia. Si è perso, diciamo, qualche 3 o 4 settimane di dedizione contenutistica per ricercare questo alleggerimento di obblighi che fanno bene a tutti, perché il POS rende possibile la tracciabilità, l'inserimento immediato all'interno dei documenti contabili dello Stato di ciò che è lo scambio tra chi cerca e chi offre un prodotto o un servizio. Dopo che c'è stato tutto questo lavorio, giustamente l'intelligenza e anche l'astuzia della Presidente Meloni hanno detto: abbandoniamo il campo rispetto a questa civetta. Io avrei consigliato di non metterci proprio attenzione e di concentrarsi nei confronti degli argomenti traino, che sono la vita delle imprese, la vita delle famiglie, la vita dei comuni. Un emendamento del PD che è passato riguarda la revisione ai prezzi delle grandi stazioni appaltanti, che rischiano di rimanere con le opere a metà. Penso ad ANAS e anche Ferrovie. Ecco, c'è stata una manovra di impostazione segnata dallo spintonamento emergenziale che poi non ha centrato gli obiettivi. Bene, Guerino Testa, sentito da Alfonso, insomma, faceva anche in qualche modo riferimento ai tempi brevi, ammettendo che nelle condizioni date probabilmente non ci sono state appunto le condizioni per una riflessione più approfondita. Accade sempre così, io direi, alla fine di ogni anno, perché si è sempre uno sprint per la maratona di bilancio. La sua prima esperienza parlamentare all'interno della Commissione Finanze, quali sono le norme che lei sente più rilevanti nell'ambito del pacchetto che ora state votando in queste ore a Montecitorio, Testa? Allora, caro direttore, buonasera a lei, buonasera ovviamente ai colleghi, io ho ascoltato con molta attenzione l'ultima parte dell'intervento della Torto e dei colleghi D'Alfonso e Bagnai. Lo spirito emergenziale è chiaro a tutti. Dico questo perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo votato qualche settimana fa, era il 25 settembre, oggi a distanza di 3 mesi siamo in dirittura d'arrivo per votare una finanziaria che sapevamo bene che pagava uno scotto iniziale, ossia quello di dare una risposta concreta e certa a famiglie ed imprese. E infatti circa 2/3 della manovra, circa 21 miliardi di euro, sono indirizzati sul famoso caro bollette. Quello che era stato detto in campagna elettorale ha trovato subito consenso e rispondenza dopo poche settimane. A questo ci aggiungiamo anche l'accordo in UE per quanto riguarda il price cap e la minimum tax, però che sono fuori al discorso della finanziaria, però sono ulteriori tasselli concreti che vanno nella direzione di aiutare famiglie ed imprese. A proposito delle famiglie, vorrei ricordare il discorso del passaggio, ad esempio, del passaggio dei mutui dal tasso variabile al tasso fisso, che dà la possibilità a molti giovani, a molte famiglie, di intravedere un futuro un minimo più roseo stante le condizioni oggi economiche e finanziarie. Ma vorrei anche ricordare, ad esempio, alcuni passaggi che anche la CISL ha commentato positivamente, perché c'è stato un incremento sulla indicizzazione delle pensioni di circa 4-5 volte, l'aumento della pensione minima. Questo vuol dire che c'è stata un'attenzione verso la parte che soffre di più, e il fatto di aver innalzato da 6.000 a 8.000 euro circa l'esonero contributivo e la stabilizzazione per le nuove assunzioni. Quindi si è cercato, ben sapendo che nessuno ha
la bacchetta magica e che le risorse finanziarie a disposizione, al netto di quelle relative al caro bollette, erano poche per dare risposte importanti. È ovvio che il presidente, il collega D'Alfonso ha detto che è un governo ancora con il foglio rosa, e si è cercato di fare il massimo possibile, che non troverà ovviamente un consenso uniforme dentro l'aula della Camera, però che dà dei segnali precisi verso quelle famiglie, verso quelle imprese che per tanto tempo sono state danneggiate. E poi vorrei fare un riferimento su altri, su un altro, ad esempio, su un altro emendamento che ha avuto esito positivo, che forse non riscuote un grande successo comunicativo, però è quello della battaglia sulla tutela della salute, della sanità pubblica, e parlo dell'abbattimento della fauna selvatica, che ha visto... Beh, ha avuto grande riscontro, Testa, perché adesso dicono che voi fate sparare i cinghiali nei centri cittadini, fratelli. Dicevo questo, non ha avuto un grande riscontro perché siamo tutti portati a parlare giustamente ovviamente delle misure economiche, quelle che interessano le famiglie. Questo è un problema serio che non riguarda solo le aree interne. Nel nostro Abruzzo noi di aree interne ne abbiamo spesso, e sono certo che i colleghi durante i loro giri nelle aree interne del nostro Abruzzo l'hanno trovato spesso fauna selvatica che percorreva le strade dove noi passavamo. Però è un segnale, secondo me, importante, che dimostra un piglio decisionista fondamentale. E voglio chiudere anche con un altro emendamento che, grazie a un gioco di squadra del centrodestra, grazie a una grande volontà del presidente Marsilio, per una cosa con la quale noi già nel 2019 abbiamo incominciato a trattare, e successivamente siamo entrati nel merito con il nuovo governo, su un emendamento che l'area industriale Pescara Chieti attendeva da tanti anni, ossia i famosi 14 milioni che sono stati stimati e stipati, per divisi in due annualità, per dare ristoro a tutti quei soggetti che non sono stati indennizzati da quando è stato realizzato questo raccordo autostradale molto importante per il nostro territorio. Bene, Bagnai, c'è un altro tema, insomma, che è diventato molto rilevante nello stream giornalistico di questi ultimi giorni, ed è il tema riguardante il calcio, il salvasport. Si dice che nel momento in cui si cambia la app 18 per i ragazzi, si usano criteri un po' diversi, invece si aprono e quindi secondo chi contesta questa misura viene meno, insomma, l'universalità di questo sussidio, di questo incentivo, diciamo, anche alla fruizione culturale. Si dà un messaggio che è quello di salvare i grandi presidenti delle società di calcio, facendo loro dilazionare i debiti, a differenza anche di altre imprese. Ecco, rispetto a questo tema, che, insomma, è molto molto presente anche sui social. E guardi, allora io intervengo volentieri sul tema, ma mi consenta anche di intervenire sul messaggio, perché mi sembra evidente che, come è perfettamente logico, ci sia anche un interesse a distorcere il senso politico di questa manovra e di alcune sue componenti. Quando sento dire, per esempio, che l'emendamento sulla fauna selvatica trasformerà ogni italiano in uno sceriffo che avrà licenza di uccidere all'interno dei territori urbani o rurali che siano, mi viene da sorridere. La situazione è ben diversa. Attualmente gli operatori, come i carabinieri forestali, non hanno la potestà di procedere ad abbattimenti in casi in cui essi siano motivati. Non dimentichiamoci che, diciamo, il tema della fauna selvatica
va contestualizzato. È un equilibrio che è stato alterato in diversi modi e adesso forse è il caso di gestirlo e di ristabilirlo. Quanto al questo anche perché prima, quando sentivo parlare il collega D'Alfonso, che invece correttamente e rispettosamente ci accorda, diciamo così, il beneficio del foglio rosa, come lo ha chiamato, e ha parlato di quasità della manovra, però la quasità era anche nelle critiche, nel senso che bisogna entrare nel merito specifico, come per esempio fa lei parlandomi del tema del calcio. Quello che però rifiuto sono le accuse di manovra che promuove la corruzione o promuove l'evasione. Voglio ricordare un dettaglio che sfugge a molti e che proprio studiando lo studio della Banca d'Italia sul rapporto fra uso del contante ed evasione mi è saltato all'occhio. Nello studio della Banca d'Italia c'è un dettaglio ed è che una delle variabili più significative, in effetti la più statisticamente significativa nello spiegare la dimensione dell'economia sommersa, non è tanto il contante quanto la presenza di popolazione straniera. Perché? Perché la popolazione straniera è responsabile in larga parte di quel fenomeno delle partite IVA apri e chiudi, aprono un negozio, poi al momento di pagare le tasse lo chiudono e si spostano. Noi abbiamo fatto una norma per il contrasto a questo tipo di evasione, finora non mi sembra che nessuno ci avesse pensato, vedremo se porterà risultati. Il settore dello sport è un settore che ha sofferto drammaticamente durante la pandemia e che non è stato particolarmente oggetto di ristori. La norma non riguarda solo le grandi squadre, a parte il fatto che le grandi squadre sono comunque nel cuore degli italiani e quindi ci sarebbe anche da fare un discorso molto onesto su che cosa si voglia dare come indirizzo politico. La norma consente di spalmare una serie di pendenze con l'erario, è sostanzialmente una sorta di ristoro che viene accordata a un settore che ha sofferto molto durante la pandemia per ovvi motivi. Quindi sinceramente io lo inquadrerei in un contesto di questo tipo. Sono anche grato al collega Testa che ha riconosciuto il lavoro di squadra che è stato fatto anche con il Ministero delle Infrastrutture per risolvere temi come quello appunto dell'asse attrezzato di Pescara. Erano temi che erano aperti da decenni, quindi questo governo, pur nella ristrettezza delle risorse, sta dando dei segnali di procedere nella direzione in cui voleva procedere. Io non mi permetto, perché mi ascolteranno anche i elettori degli altri partiti che non la pensano come me, non mi permetto di dire che stiamo procedendo nella direzione giusta, ma ho difficoltà ad accettare le critiche che vogliono far capire che non stiamo andando dove avremmo detto che saremmo andati. Sì, io so che tra poco lei ci dovrà lasciare, Bagnai, quindi ne approfitto per farle un'altra domanda relativa ai... Poi volevo sentire anche, insomma, sia dal... Posso restare altri 20 minuti? Bene, allora chiamiamo la pubblicità, riusciamo a fare un altro giro. Linea alla regia, tra poco. Allora, siamo tornati in collegamento con i parlamentari abruzzesi che stanno seguendo queste fasi di approvazione a Montecitorio della manovra di fine anno. Torniamo con Luciano D'Alfonso che appunto ha ascoltato anche quanto hanno detto Testa e Bagnai in relazione a un tema che è uno di quelli che direttamente investe il nostro territorio, sia quello della situazione del proliferare degli ungulati anche all'interno delle nostre città, ma anche quello relativo alle infrastrutture con l'asse attrezzato che vede chiudersi questa annosa serie di contenziosi durati per decenni circa gli indennizzi. Qual è il suo punto di vista, D'Alfonso? Allora, arrivo subito a questo punto di vista perché diciamo è un argomento che conosco a menadito e poi dirò con esattezza. Prima di questo voglio richiamare l'attenzione dei telespettatori, la sua attenzione, direttore, e dei colleghi autorevoli che hanno parlato, che hanno la responsabilità del governo pro tempore, che ci sono emendamenti importanti dei quali occorre davvero fare festa. C'è un emendamento, il 93.042, che consente la stabilizzazione del personale Covid, quello che ha salvato l'Italia durante quella rottura di civiltà del Covid, che determina la proroga per la stabilizzazione al 31 dicembre 2024. Questo è un emendamento fatto dalle opposizioni e istruito favorevolmente anche dal governo. È un emendamento che ci dà una lezione, poiché fa capire come la sanità, per essere all'altezza,
ha bisogno di risorse umane. Così come un altro importante emendamento proposto dalle opposizioni e votato da tutti riguarda le misure di defiscalizzazione di convenienza amministrativa per le ZES e un altro emendamento importante riguardante, l'ho già detto prima, i comuni, i piccoli comuni che vengono aiutati a fare questa traversata nel deserto. Dentro questa vicenda cogliamo adesso il tema dell'asse attrezzato. I 14 milioni di euro erano disponibili da prima, non c'era neanche bisogno della biannualizzazione. L'operazione norma che è stata concepita dai parlamentari che hanno richiamato e anche preparata dal professore Catalano ha bisogno di un notevole monitoraggio, lo dico perché non c'è più grande delusione di aver pensato di avere preso il gatto e poi magari il gatto scappa dalle mani. La situazione del contenzioso è ancora dinamica, c'è una lettera sbagliatissima fatta dal consorzio nel 98 che purtroppo cristallizza quali erano gli aventi diritto e quali erano le risorse al tempo occorrente. Con la norma si supera questo aspetto, ma già oggi è insorta una nuova richiesta di un nuovo espropriato danneggiato che secondo me deve entrare nella procedura appena un'attività di dispar condicio che nessuno si può permettere. Certo è che questa attenzione del governo centrale è arrivata dopo tanti anni di sonnolenza e di minimalismo dei ministeri vigilanti. Anch'io ringrazio il provveditorato alle opere pubbliche dell'ingegner Rapisarda che ha consentito accanto a Catalano che la documentazione fosse pronta. Ho timore che la situazione debitoria del consorzio possa mettere a rischio la canalizzazione di quelle risorse. Allora dico al commercialista Testa, soprattutto al commercialista e di meno al deputato Testa, e dico al professor Bagnai che ha una valentissima qualificazione, siccome è estraneo ad ogni rapporto viziato di quel territorio risalente al passato, di monitorare e di vigilare per fare in modo che le risorse vengano canalizzate e non prendano strade di crediti privilegiati viziati. C'è bisogno di aiutare il consorzio su questa operazione. Testa, allora, se vuole rispondere direttamente a questa sollecitazione di D'Alfonso, insomma, c'è da esultare giustamente, lo facciamo noi abruzzesi innanzitutto, però insomma c'è anche da vigilare. Sono d'accordissimo con il collega D'Alfonso, bisognerà vigilare, ma bisognerà anche capire se questi soldi dovranno confluire direttamente al Ministero oppure direttamente in Regione o direttamente al Consorzio o direttamente all'ARAP, ad esempio. Perché comunque, da quello che mi consta, la massa debitoria, avendo parlato con i commissari del consorzio non più tardi una settimana fa, ammontano circa 15 milioni di euro, qualche spiccio in più. Dobbiamo essere bravi a utilizzare i 14 milioni per porre in maniera tombale tutti questi problemi che comunque, come ha ricordato bene il collega D'Alfonso, o per una sonnolenza dei dirigenti o per una mancanza di volontà politica da chi ci ha preceduto, il dato non è stato tratto e quindi è ovvio che ci vorrà una grande e mirata verifica per cercare di dare un ristoro certo a chi per tanti anni ha subito una grande ingiustizia, ben sapendo che quello è un terreno molto fertile del nostro territorio e, come diceva prima il collega D'Alfonso, si annidano anche delle zone ZES importanti. Io, se posso fare una piccola digressione, caro direttore, vorrei prendere totalmente le distanze, adesso mi dispiace che la Torto è andata via, da alcune affermazioni che il Movimento 5 Stelle ha fatto sul reddito di cittadinanza, parlando di ondata di disumanità, parlando di una schiavitù 2.0. Io penso che siano parole molto crude, molto sbagliate, e che tutta la politica dovrebbe in qualche maniera interrogarsi sul fatto che una parte politica, anche importante, utilizzi dei termini nei confronti di un tema importante, cioè quello di aiutare gli ultimi, le persone che sono più in difficoltà, ma cercando di formarli e renderli poi abili al lavoro in maniera duratura.
certo. mi premeva questa sottolineatura che per me era molto, molto importante. Bene, Testa, allora io volevo approfittare della presenza di tre illustri parlamentari della nostra regione per toccare un tema che non c'entra con questa manovra di bilancio, ma che sicuramente c'entrerà in, magari in uno dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento, ed è quello del futuro degli uffici giudiziari dei piccoli tribunali della nostra regione. C'è stato un incontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi, voi conoscete bene questo dossier, si parla di un provvedimento che potrebbe arrivare nel milleproroghe o in una successiva misura all'esame del Parlamento che possa evitare che si vada ad una chiusura, in particolare dei tribunali di Vasto, di Lanciano, di Sulmona e di Avezzano. Bagnai, rispetto a questo incontro con il ministro, è cambiato un attimo anche l'atteggiamento del governo rispetto a questa partita con il nuovo governo? Sì, noi stiamo andando avanti e l'incontro dell'altro giorno al Ministero della giustizia è un passo di un percorso che inizia da lontano, insomma. Io voglio ricordare, non per così per vanagloria, ma semplicemente pro veritate, che diciamo gli interventi emendativi che hanno consentito di mantenere la situazione attuale erano a mia firma in anni risalenti al tempo in cui i colleghi di Fratelli d'Italia erano all'opposizione e comunque anch'essi hanno sempre sostenuto con grande convinzione questa battaglia, che è una battaglia per il territorio. Quindi presumo che si possa andare avanti, presumo che il milleproroghe potrebbe essere uno strumento, ma io esorto sempre però, come ho sempre fatto e continuo a farlo, a riflettere sul fatto che questo tema, che è un tema molto sentito nella nostra regione perché riguarda quattro città importanti che sono Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, come tutti sanno, deve però essere affrontato anche da noi parlamentari del territorio con uno sguardo alla situazione nazionale. Cioè qui occorre riflettere proprio sulla genesi e sui risultati della revisione della geografia giudiziaria. La genesi è che nella sua ultima, diciamo così, manifestazione è stato un pezzo dell'austerità montiana. I risultati non sono stati un particolare risparmio di costi e andando avanti si rischia invece di determinare un significativo aggravio di complicazioni per i cittadini, per i professionisti e per gli stessi uffici dello Stato. Quindi il tema è però va gestito secondo me nel quadro, in un quadro più complessivo, per evitare che queste appaiano come rivendicazioni campanilistiche, perché non sono rivendicazioni campanilistiche, sono rivendicazioni che hanno un senso più alto. Io sono convinto che tutti i parlamentari qui presenti, al di là dei loro schieramenti, saranno d'accordo su questo. Mi consente però di fare un piccolo passaggio indietro, perché lei vede, prima noi abbiamo parlato del tema sport, l'emendamento, no? Questa cosa che non si aiutano le grandi società, ma non si aiuta la povera gente. Allora, io diciamo, da un certo pezzo di sinistra questa critica non me l'aspetterei. Per esempio, io faccio presente che la sinistra introdusse illo tempore la cosiddetta legge Ronaldo, quella che consentiva a un residente estero di onorare il proprio debito con l'erario pagando 100.000 euro, indipendentemente dal fatto che fosse un milionario o un miliardario. Tanto per fare un esempio, diciamo, di misure che in termini tecnici si chiamerebbero regressive, cioè che aiutano i ricchi più dei poveri. E poi in questo l'alternativa, diciamo, avete tolto i soldi al bonus cultura per darla allo sport, possibilmente sport non so corrotto, infetto. In realtà secondo me lo sport è un grosso motore di reale educazione.
e se andava bene, diciamo, alla civiltà greca, forse dovrebbe andare bene anche noi questa equazione, ma vorrei ricordare che anche il bonus cultura era un bonus abbastanza strano, perché dava 500 euro a chiunque avesse compiuto 18 anni, indipendentemente dal livello di reddito della sua famiglia, e per farci praticamente qualsiasi cosa, e stanno emergendo risultati di inchieste, i quali dicono che questo prestito, questo, mi perdoni, questo bonus si è spesso prestato a truffe. Negli altri paesi non è così, perché facendo un confronto internazionale con Francia, con Germania, si vede che non solo in quei paesi i bonus sono legati al reddito e hanno un importo inferiore, ma hanno anche un altro importante elemento di vincolo, ed è che quei bonus sono legati alla l'acquisto di prodotti nazionali, d'accordo? Quindi vengono esclusi Netflix, vengono esclusi abbonamenti alle grandi catene. Ecco, diciamo che secondo me l'intervento fatto dal ministro San Giuliano ha una sua logica e che credo possa essere, debba essere apprezzata. Vediamo che è successo. Abbiamo un problema, ecco qui, abbiamo ripreso. Dovrebbe riattivare anche l'audio, Bagnai. Eccoci. L'intervento del ministro San Giuliano ristabilisce un minimo di equità, quindi non è che abbiamo tolto la cultura così per dare, cioè abbiamo tolto a Virgilio per dare ai gladiatori, eventualmente abbiamo tolto alle grandi catene di produzione mediatica internazionale e a qualche truffa per dare alle società sportive, lo metterei un pochino più così. Bene, grazie Bagnai. Allora, l'Alfonso, i tribunali abruzzesi possono essere messi in salvo attraverso un nuovo provvedimento? Insomma, adesso ci sarà anche un tavolo tecnico che esaminerà le modalità rispetto alle quali agire nelle prossime settimane. Mi sente, D'Alfonso? Eccoci. Assolutamente sì. Allora, io penso che governo e Parlamento, ma dovrei dire anche le centrali dei suggeritori che sono dietro al governo di oggi, di ieri e spero non di domani, le centrali dei suggeritori che ci volevano vendere che l'ingrandimento senza misura porta efficienza, io non ci ho mai creduto. Siamo partiti dagli ospedali che ingrandendo, togliendo dal territorio, organizzando grandi operazioni di global service, di unificazioni per centrali di aggregazione degli acquisti, si facesse chissà quale economia, io non ho trovato queste grandi operazioni di economia e abbiamo perso il valore della prossimità quando c'è da offrire un servizio al cittadino. Allora, questa iniziativa a più riprese che abbiamo assunto in Abruzzo, addirittura anche a livello di Consiglio regionale e poi a livello di Parlamento del Paese, poi tra le forze politiche, poi con il mondo delle professioni e degli interessi, sta portando risultato perché sta aprendo, diciamo, una specie di diaframma, di spazio, di luogo dove far affluire il convincimento libero di chi deve decidere. Il ministro Nordio, a mio avviso, ci può venire incontro perché ha l'irriverenza nei confronti della tradizione. Un pezzo del lavoro è stato fatto, va aggiunto un altro pezzo del lavoro concordatamente. Io sono convinto che stiamo perdendo l'accettazione della moda, che l'ingrandimento senza confini non è più vero che porti con sé il successo. Alla luce di questa scoperta o riscoperta culturale, secondo me si può aprire un versante grazie al quale riusciremo a fare norma e a convincere la rigidissima struttura ministeriale, la burocrazia, ad evitare questa operazione partita anni fa proprio all'insegna dell'errore. Io farò la mia parte, i centimetri che mi toccano. Quando si tratterà di intervenire in Parlamento uso quella spada che sono le argomentazioni per convincere. Io ho fatto esperienza alla Procura di Roma perché ho depositato un esposto molto importante riguardante il tema autostradale nazionale per rintracciare l'ufficio
per avere l'interlocuzione, davvero ho avuto bisogno di essere accompagnato. Nonostante i miei numerosi decenni di vita amministrativa, era difficile raccapezzare dove andare e parlare con chi. La struttura di prossimità è garantita dalle dimensioni su misura delle agibilità delle persone e degli interessi legittimi. Non credo che ingrandire il fee e non ponga il tema dopo di una disorganizzazione della qualità del servizio. Quindi io sono disposto a scommettere e a continuare con gli altri colleghi su questa strada. Vorrei però aggiungere che ci sono molte norme che noi dobbiamo rivedere. Per esempio, io mi aspetto che il Parlamento di questa legislatura produca una norma che incentivi le razionalizzazioni e anche le cooperazioni rafforzate tra comuni vicini. Cooperazioni rafforzate, per esempio fare sì che i piccoli comuni trovino motivo di convergenza collaborativa. Su questo mi aspetto che ci daremo una mano gli uni con gli altri, anche esaltando il dato dell'esperienza. Grazie D'Alfonso. Io aggiungo sul tema dei tribunali con Guerino Testa un altro aspetto che mi pare rilevante, che a prescindere da come andrà questa partita di questi mesi, nei quali si conta di raggiungere un'ulteriore proroga, c'è una disponibilità da parte della Regione Abruzzo, lei lo sa perché è stato consigliere e capogruppo fino a qualche giorno fa in Regione, comunque ad assumersi a far proprie le spese di funzionamento dei tribunali che venissero in qualche modo abbandonati dal Ministero della Giustizia, anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Siamo insomma comunque decisi a fare questa battaglia insieme, come diceva D'Alfonso, come diceva anche Bagnai, ricordando che voi eravate all'opposizione ma sin da allora eravate vicini alle esigenze della giustizia sulle nostre circoscrizioni giudiziarie, e appunto a farla anche fino a questo punto, fino a quel punto che gli abruzzesi si pagheranno i loro tribunali. Testa. Microfono. Eccoci. Esatto, direttore. Io aggiungo poco rispetto a quello che hanno detto poc'anzi i miei colleghi. C'è stato questo incontro importante con i portatori di interesse della regione, la parte politica, i parlamentari, il ministro, per capire quale può essere l'iter futuro. Da parte del ministro mi hanno riferito che c'è stata grande disponibilità nel prevedere nel milleproroghe in qualche provvedimento successivo una proroga o un qualcosa che vada anche oltre. Lei ha fatto bene a ricordare che la Regione Abruzzo, dopo aver ascoltato i presidenti dei tribunali interessati, dopo aver ascoltato i presidenti degli ordini professionali che insistono dove ci sono i piccoli tribunali, è arrivata a determinare una decisione molto importante, proprio per cercare di dare un servizio nei piccoli comuni che si cibano anche dei piccoli tribunali, quindi di essere presenti nel contenere le spese e di supportare da un punto di vista economico-finanziario. Ma io mi auguro che questo governo faccia la sua parte con grande autorevolezza e con grande decisione per evitare che le regioni, in questo caso l'Abruzzo, possano togliere, tra virgolette, delle risorse importanti da altri servizi, dall'erogazione di servizi per a farle confluire sui piccoli tribunali. Io sono moderatamente fiducioso, anche perché questa non è una battaglia di una parte politica, è una battaglia, come diceva prima Bagnai e successivamente D'Alfonso, della politica. Su questi temi la politica del 2023 deve dimostrare che quando non c'è una targetizzazione precisa di un partito, di una parte politica, ognuno faccia la sua parte fino in fondo, in maniera chiara e in maniera inequivocabile.
Bene, noi siamo in chiusura della trasmissione, parliamo della manovra, ne abbiamo parlato per circa un'ora, adesso voglio parlare anche nel salutarvi del vostro Natale, ed è collegato alla manovra, perché lo chiedo proprio a Guerino Testa, che insomma a differenza degli altri colleghi è la prima esperienza parlamentare. Lei ci assicura che sicuramente farà il Natale a casa, quindi nel momento in cui registriamo questa trasmissione non sappiamo ancora quali sono i tempi proprio definiti ora per ora, però insomma si parla di un maxi emendamento che riesca a, con la questione di fiducia, che poi passi prima della vigilia di Natale, diciamo nel venerdì, nella tarda serata, alla peggio in qualche modo, e che poi anche i senatori facciano il loro capodanno a casa, perché si andrà sull'altro ramo del Parlamento. Non c'è il rischio di esercizio provvisorio, non c'è il rischio che ci sia qualche altra sorpresa, secondo lei, Testa? Ma io penso che il rischio dell'esercizio provvisorio sia scampato grazie all'intelligenza e alla lungimiranza di tutto il Parlamento e del grande lavoro che è stato fatto nella Commissione, e voglio ringraziare tutti i relatori di ogni parte politica. Io penso che stare mezza giornata in più non è che apporti un miglioramento a questa manovra. Oggi si è fatto un lavoro importante nelle commissioni, si farà un lavoro importante in aula a partire da queste ore che ci stanno precedendo e le ore future. Ritengo che le festività vadano rispettate e quindi il 24, il 25, il 26 saranno tre giorni da destinare alle famiglie, alle tradizioni che poi sono fondamentali per noi italiani. Vediamo che ne pensa D'Alfonso. Darete battaglia. Ben sapendo, sì. E chiudo, che il 27 saremo poi impegnati in Senato, certo, o alla Camera, certo. Però io spero che, facendo gli auguri, utilizzo gli ultimi secondi, caro direttore, certo. a tutti gli abruzzesi, e che questa manovra finanziaria, così come la manovra della Regione Abruzzo, possa dare un tantino di speranza in più per tutti. Grazie e buone feste a tutti. Grazie Testa. Allora chiediamo anche il conforto di D'Alfonso, diciamo, anche nel ruolo dell'opposizione, che comunque darà battaglia, però insomma i tempi sono quelli, li ha vissuti lei anche personalmente, così come Bagnai nella precedente legislatura. Si arriverà ad una approvazione per la fine dell'anno. D'Alfonso, cosa prevede nel dare gli auguri agli abruzzesi e ai suoi elettori? Ma io prevedo che la manovra venga approvata, anche se c'è stato, diciamo, un atteggiamento che qua si voleva scavallare il 31 di dicembre, perché ci sono almeno due modi per portare avanti il cantiere della manovra di bilancio: collaborare con le opposizioni e con i mondi degli interessi costruendo un cammino rettilineo, oppure provare, diciamo, a spintonare. A tratti sarà anche l'inesperienza. Io so che il Presidente della Commissione Bilancio della Camera è segnato da volontà e da inesperienza. Sono due facce non della stessa medaglia. Mi aspetto che l'anno prossimo ci sia più esperienza, più capacità di conduzione. Le sarebbe piaciuto Bagnai Presidente... alla guida di quella commissione, D'Alfonso? Bagnai avrebbe fatto meglio, ma io penso che anche la volontà di Guerino Testa poteva superare la conduzione attuale della Commissione Bilancio, ma non perché l'attuale Presidente avesse l'appalto dell'errore, è che proprio per lui è la prima volta, poi anche la sua formazione, è la prima volta che ha guidato una Commissione così complessa. Il poco tempo è sembrato che avesse un atteggiamento zigzagante la Commissione, ma anche la presenza degli elementi del Governo che ogni tanto versavano sul tavolo argomenti oggettivamente incontinenti. Quella storia del condono a metà strada tra il fiscale e il penale era una volontà dichiarata da uno dei componenti autorevoli dell'attuale maggioranza. Non c'è cosa peggiore di dirla una cosa e poi di non dare corpo, perché non si può neanche dire che c'è stata una bocciatura, c'è stato un vergognarsi che secondo me non va bene, soprattutto quando non c'è stata la giusta riflessività a monte. Quando è che accade che una manovra venga, diciamo,
scarnificata dagli errori. Quando ci si affida all'improvvisazione, quando ci sono gli spintonamenti, quando c'è una mancanza di linearità. Allora, noi nel quadro della condotta che ci tocca di essere controllori, vigilanti, un'opposizione responsabile, faremo in modo che la quantità degli errori sia sostenibile. Siamo nell'economia sostenibile, anche gli errori devono essere sostenibili. Sono convinto che alla fine, al 31 di dicembre, ce l'avremo il prodotto bilancio dello Stato. Io spero che dal 7 di gennaio si cominci un lavoro più equilibrato, più lineare, più misurabile, più raccontabile. Ne avremo di cose da fare. Io personalmente faccio il parlamentare in Commissione Finanze della Camera e faccio molto lavoro sul territorio, perché mi voglio fare carico di riempire il vuoto che c'è tra le norme generali astratte e le emergenze di cittadini, comuni e imprese. E su questo non mi manca quello che devo fare. A volte vedo che c'è molto tempo libero in Parlamento, molto tempo libero. Grazie, grazie. Auguri allora ad Alfonso. Buon lavoro. Buone feste anche a Alberto Bagnai, insomma, le ha fatto un complimento credo meritato ad Alfonso rispetto, insomma, anche alla sua esperienza parlamentare. Con lei chiudo come rappresentante di una maggioranza nuova che si trova alla sua prima prova con una legge finanziaria, insomma, missione compiuta a pieni voti, possiamo dirlo da adesso, con tutte le scaramanzie del campo del centrodestra, ovviamente, di qui al 31 di dicembre alle ore 23.59. Bagnai. Microfono. Io vedo che anche sui media nazionali si drammatizza molto questa cosa dell'esercizio provvisorio, del fatto che non faremo in tempo. Allora, a me sembra abbastanza chiaro che questa è una manovra che aveva comunque dei binari ben tracciati da due dati esogeni: la crisi energetica e le regole europee. Né la crisi energetica né le regole europee ci piacciono, le abbiamo dovuti prendere come dati di realtà, perché questo è quello che deve fare chi governa un paese con responsabilità. A questo punto, se qualcuno creasse degli incidenti tali da far scavallare la data dell'approvazione a gennaio, non sarebbe una gigantesca catastrofe per il paese, ma nel farlo si dovrebbe assumere il peso politico di aver fatto un gesto che in qualche modo ritarda tutto l'arrivo di una serie di risorse per i cittadini, risorse che vanno ad alleviare il caro energia. Voglio ricordare che quando c'era il governo dei migliori, quindi le ultime due leggi di bilancio sono state entrambe approvate il 30 dicembre. Nel 2019 l'approvazione fu il 27 dicembre, ci fu sempre la fiducia, ci furono sempre testi che arrivavano in ritardo, ci furono sempre polemiche più o meno fondate, e vabbè, insomma, fa parte un po' della liturgia. Secondo me è bene, come abbiamo fatto qui, diciamo, fare una corretta informazione per togliere questi fumogeni dal panorama così mediatico e concentrarsi invece sui temi. Poi, per quel che riguarda le vacanze di Natale, voglio ricordare che la manovra passerà in Senato, ma alla Camera viceversa arriverà il decreto Rave, quindi anche noi saremo impegnati nella conversione di un provvedimento che ha fatto tanto parlare, ma che comunque va convertito. Quindi, come ogni anno, poi si lavorerà fra Natale e Capodanno, e è giusto che sia così, e siamo onorati di essere qui a farlo nell'interesse dei cittadini che ci hanno eletto e dei territori che ci hanno accordato appunto l'onore di rappresentarli. Ci sarà tempo anche per la famiglia, speriamo, e per le tradizioni, che sono un pezzo importante della nostra identità e del nostro essere umani. E quindi, con l'occasione, faccio a lei e a chi ci ascolta i migliori auguri di un sereno Natale intanto e di un felice anno nuovo. Certo, dipenderà anche da noi se l'anno nuovo sarà felice, lo sappiamo, ce ne prendiamo la responsabilità,
cercheremo di operare al meglio. Non saremo i migliori, ma cercheremo di non essere neanche i peggiori. Bene, io la ringrazio, ricambiando gli auguri, onorevole Bagnai, ringrazio anche Luciano D'Alfonso, Guerino Testa e Daniela Torto, che è intervenuta nella parte iniziale della nostra trasmissione. Facciamo naturalmente gli auguri di Buon Natale anche ai telespettatori dei Fatti e le Opinioni, ricordando che dalla prossima settimana saremo comunque presenti in questa fascia oraria, però proponendovi, come ogni anno, come tradizione di Rete 8, un anno di cronaca, una delle nostre produzioni più apprezzate dai nostri telespettatori. Grazie e arrivederci e buona festa.